Nata a Venezia nel 1900 e spentasi a Roma nell'81, Bice Lazzari, come donna e come artista, è una personalità di prim'ordine, anche se non di facile lettura. Una donna colta e rara che approda a modi e significati pittorici non figurativi di alto livello, non certo per un banale, anche se sintomatico, incidente di percorso negli anni della formazione, quando, studentessa all'Accademia di Belle Arti, si trova a seguire il corso di decorazione e non di pittura, perché a pittura si insegna il nudo e il nudo sarebbe naturalmente disdicevole per una signorina. Ovviamente altre, più sostanziali, sono le ragioni del fare artistico che la conducono, lei donna, a partire dagli anni 30, anni non facili di maschilismo, combattentismo, monumentalismo cartaceo e rozzezza provinciale, verso modi espressivi e linguistici così limpidi e decantati, ricchi per un verso di sensibilità estrema e ricognizioni ardite nelle zone misteriose del profondo, ma insieme così tesi a un mondo di ragione, rigore, chiarezza intellettuale, rapporto, luce, armonia delle parti e del tutto. È insomma l'umanesimo vero e non retorico di Bice Lazzari che si esprime in tensione spesso musicale di una felicità quasi mozartiana verso l'elementare misura dell'idea formale, astratta. Ecco, la vediamo Bice Lazzari in momenti diversi con amici tra cui Alberto Giacometti e con critici come Argan e Palma Bucarelli o con il marito, fedele, consapevole compagno. Bice Lazzari, che è anche grande artigiana ed ha purezza e intensità di segno, riesce non a caso a esprimersi con la stessa tensione in opere di piccolo e grande formato, oggetto tutte della stessa cura attenta, oltre che di una capacità di invenzione o reinvenzione che si collocano sempre fuori dei linguaggi codificati e frusti. Ha visto chiaro. Ad esempio il critico Franco Cordelli, che sulle pagine di Paese Sera, pur riconoscendo a Scaparro il merito di essersi comportato in maniera più illuminata del suo... Un gradino, due gradini, tre gradini, quattro gradini, io saltavo, sai, cinque gradini, sei gradini, sette gradini, l'otto non ho mai avuto il coraggio di farlo. Non so come non mi sono rotto l'osso del collo, no? Che non andavo a fare Madame Doré, quante, eccetera, eccetera. Non mi piaceva, no? Mi piaceva giocare da sola. Ecco, e da lì mia madre, che non poteva seguirmi perché era molto occupata, avrebbe potuto correggere questa mia solitudine che avevo dentro, perché si capisce che ce l'avevo dentro. E poi c'era questo famoso gelsomino di Spagna che io me lo sono portato dietro per tutta la vita, il profumo del gelsomino di Spagna. È stata una cosa che sarò romantica, ero romantica, ma non sono romantica. Mio padre era severissimo naturalmente, ma io gli sbattevo la porta in faccia e me ne andavo. Io ho frequentato più Loggione della Fenice e più Loggione del Goldoni, perché allora c'era il Goldoni, che voi non potete immaginare, ma era una ribelle. Per l'ultima volta che sono andato a vedere il Tristano Isotta, ed era di Capodanno, me li sono trovati fuori della porta che mi aspettavano. Così hanno visto ben bello che io ero sola, perché non, io andavo al cinematografo se avevo due soldi più avanti, andavo sola, perché dicevo se vado in compagnia
Io non me lo vedo più il cinematografo, perché ho l'obbligo di comunicare con questa persona che ho vicino, sia donna o uomo, non lo so, andavo sola, perché il divertimento era mio. Poi io ho voluto studiare musica e mi hanno mandato al Benedetto Marcello, solo che al Benedetto Marcello i posti non sono come le altre scuole che vanno tutti, sono determinati posti, e per pianoforte non ce n'era uno di vacante. Allora c'era un posto a violino, ma l'ho messo là. A me forse il violino non piaceva, può darsi che adesso risalendo, sai, così, dovessi riconoscere che facevo anche fatica a stare in piedi, chi lo sa, non ero capace di accordarmi lo strumento. E al terzo anno ho tagliato la corda a metà anno e sentivo che non rendevano, che facevo fatica. E allora ho detto no, basta. Poi naturalmente non ho avuto una fanciullezza felice fisicamente. Quando era primavera era una malattia, per cui neanche le scuole. Allora il dottore ha detto se la tenga a casa sta figlia. Quindi non sono andata più neanche a scuola. Poi è venuto un pittore da Parigi, amico di mia mamma, che mi ha portato in giro con lui. Ma mi portava in giro perché io ho avuto un esaurimento fortissimo di 9 anni, no roba che oggi in 2 giorni te lo curano, ma io sono andata avanti un anno. Allora io avevo uno zio all'Accademia, che era architetto, avevo un cugino che aveva una scuola di insegnamento, architetto anche lui. Allora sai, mi hanno preparato e sono entrata all'Accademia. Io ero molto elegante a Venezia, ma poi sono venuto a Roma, finché ho avuto l'eleganza di Venezia l'ho sostenuta, poi dopo, sai, tutti i stracci andavano bene, perché non me ne importava niente, avevo altre cose, e poi non me ne importava niente proprio veramente, perché io ero autosufficiente, quindi se non era un libro era un pezzo di musica, se non era un pezzo di musica era un lavoro, io andavo a letto alle 3, nessuno mi controllava. Poi è venuta la guerra. Poi mi sono sposata, naturalmente, abbiamo lavorato insieme. Io ho tutto un bagaglio dell'ultima guerra, che è una cosa fantastica, no? Terribile, sai, quello che non ho venduto la casa a Venezia, ve l'ho detto, no? Per andare avanti, perché come fai? Devi mangiare. Io svenivo, sai, a Piazza del Popolo, perché non avevo niente, bisognava trovare una casa. La casa l'ho trovata io sono una testarda, no? Sono una testarda. Prima l'ho trovata, non so se l'ho trovata prima qua o dopo là. Ah sì, siamo andati in via Margutta, non c'era bagno naturalmente. Io non me ne sono accorta quando lavavo i piatti che c'erano i topi che mi correvano sotto, io poi ho una paura terribile, la dico così, ma non pensavo, pensavo che stessero fuori dove c'era il lavabo, invece li avevo dentro lo studio, un giorno me ne sono trovata qui, uno vicino, sono diventata matta, brutto. E non sapevo più dove andavo a dormire in fondo, poi dicevo ci sono i piedi, ti dico robe pazzesche, no? Allora mi sono presa una gatta, una gattina. Tu mi dici una giornata, la mattina, il pomeriggio e alla sera, e muta in continuazione, no? Muta fuori, muta dentro, muti te. E muti l'aria che ti entra se è aperta la finestra, perché c'è tutto un contorno di voci, di suoni e di cose che immagini che si sovrappongono, ma sono tutte impressioni che si sovrappongono, si compongono, si scompongono, ti danno delle immagini, te le tolgono, e anche questo, no? Tu devi fare in fretta a venire a fermare un'immagine che tu ritieni interessante. Però una dispersiva, mi piaceva tutto, amavo tutto, io amo tutto quello che è vita. Io sono veramente innamorata, insomma per me l'amore è una cosa enorme, che ha è globale, ecco, direi, non so se dico giusto, è globale, non prende solo una piccola parte, prende tutto. E questa è forse la mia ricchezza o la mia povertà. Well,
anche rovesciare la faccenda, sai, volendo. Volendo puoi trovare anche una radice che rovescia. Io penso che è stata sempre la mia ricchezza questo, che mi ha salvato in tante volte nella vita. Che anche perché io non ho il gas, io non cucino con il gas, perché una volta lo volevo aprire e andarmene. Siccome non me ne sono andata, non lo voglio più, perché si può ripetere l'azione, no? Capisci? Perché quando sei a un limite di una certa cosa, che non buchi qua, non buchi qua, non buchi qua, non buchi là, non avete mai visto le mie scarpe come sono ridotte? Io non ho mai... Io sono sempre stata una cavaletta, salta e picchia. Tu non hai un'idea come io correvo. Guarda come mi hanno ridotto. A Roma mi chiamavo nata ieri. Ora, una che si mette in testa di ricominciare la vita quasi a 50 anni, bisogna essere matti come lo ero io. Ma vedi dov'è la mia incoscienza? Io ho cominciato a vivere a 50 anni, quando ho cominciato a capire che il mio lavoro era quello, cioè ricollegarlo coi primi 25 anni. Poi dopo invece ho continuato a lavorare a olio, ma con un altro criterio più serio, fino a 59 che ero avvelenata da tutti i colori che adoperavano, senza risparmio, naturalmente con le mani dentro, perché dicevo che per imparare il mestiere bisogna che le mani prima lo sentono, e invece poi, sai, avevo tagli da qua fin qua, tutto l'osso scoperto, non ti dicono che roba. Ma poi andando avanti ho capito che la tempera era fragile, e allora siccome ho provato anche i materiali moderni, no? E ho provato quello che adopero adesso, come si chiama, l'acrilico. L'acrilico si lava e non succede niente, però l'acrilico se fai un segno non lo vedi più. Dunque figurati il tormento mio. E sono andato avanti, adesso vado avanti con l'acrilico, faccio i quadri con l'acrilico, io sono un artigiano, me li preparo da me, me li preparo con l'acrilico, me li tiro, me li soffro, me li mando in malora, però faccio tutto da me. Le faccio a velature, le faccio io l'acrilico, perché sennò è un materiale talmente pestifero e talmente villano, che è pesante, no? È duro, è come una crosta, no? Uno smalto. Io dico che i segni sono parole. Quindi se io su questo spazio faccio tutti questi segni è come che io scrivessi qualche cosa, no? E nello stesso tempo, siccome questi segni hanno una loro determinazione, creano altri spazi. Ecco quello che voglio dire io. Ci sono parole, ma sono anche altri spazi che si sovrappongono a uno spazio che li raccoglie tutti. È questo che voglio dire io. Però io sono razionale e ho fatto tanta fatica perché... amando molto la poesia, questo anche si rifletteva nel lavoro. Allora tutti mi hanno detto che sono lirica, tutti mi hanno detto che sono poetica, e io mi arrabbiavo ogni volta, ma non mi ribellavo, buonanotte, l'hanno detto, tanti saluti, adesso non lo dicono più. Ci saranno delle tracce di poesia, ma in tutto il complesso del lavoro, perché non si può distruggere quello che ti è dentro e che tu non hai voluto, ce l'hai istintivamente. Poi io credo anche molto a una certa innocenza che tu non la puoi cancellare dentro di te, no? Adesso una parola che non dico più perché l'ho detta tante volte, ma questa innocenza in fondo consiste nel lavorare libera, capisci? Senza controlli, senza presunzioni, senza ricordi. Io non voglio che mi si dica tu hai copiato questo, hai copiato questo, io non derivo da nessuno, derivo da me stessa, perché dentro di me ho una tale libertà che voi non potete neanche immaginare, ma di questo me ne accorgo adesso, perché ci ho ragionato tanto, ho avuto possibilità di pensare a tutto, anche quello che avevo dietro, perché in fondo ho sempre lavorato senza pensare che questo lavoro poi a un certo momento avrebbe dovuto essere
un perché della mia vita. Ho lavorato perché avevo bisogno di dare quello che avevo dentro, così spontaneamente.